con coach Stefano Saia che torna soverato ancora una volta da ex con il suo Marignano. Commentiamo questa sconfitta qui al Palascoppa 3-0, partita possiamo dire sostanzialmente meritata dal soverato. Il secondo set diciamo che c'è stato equilibrio in buona parte del terzo per un Marignano che probabilmente sul finale dei parziali è mancato in qualcosa. No, intanto buonasera a tutti, non sono d'accordo con l'analisi. Vince meritatamente un soverato che però approfitta di una squadra che non è mai stata realmente in grado di impensierirla. Noi oggi siamo stati assolutamente troppo fallosi, 17 errori in attacco dopo 3 set sono un'enormità che non possiamo concedere a nessuno se vogliamo vincere una partita. Abbiamo battuto troppo semplice, sapevamo che loro sono una squadra che riceve bene, che quando riceve bene innesca un bel lavoro con i centrali. Sapevamo tutto questo, ma il nostro approccio alla gara è stato troppo timoroso. Abbiamo cominciato il primo set tirando fuori, non cercando il campo, pensando di avere di fronte non si sa bene chi. Per cui dico grande merito soverato, ma questa è una partita che noi abbiamo sprecato, perché per larghissimi tratti della partita non abbiamo fatto quello che abbiamo preparato e ci siamo disunite subito nei momenti importanti della partita, per cui può capitare, sapevamo e sappiamo di essere un cantiere aperto e quindi questo ci dà la tara di quanto dobbiamo lavorare, dell'impegno che dobbiamo mettere in palestra, che quello non manca mai, però poi va messo anche in campo la domenica. Si tratta comunque della prima sconfitta in campionato sin qui del Marignano, una squadra ampiamente rinnovata con diverse giovani nel roster. Dove vuole e dove può arrivare soprattutto questa squadra, anche se è presto dirlo perché siamo comunque alla sesta giornata di andata? Ma non cambiano quelli che sono gli obiettivi dall'inizio dell'anno. Noi abbiamo detto all'inizio che sarebbe stata una stagione di lacrime e sangue dove l'obiettivo è la salvezza il prima possibile, e questo rimane assolutamente il nostro obiettivo. Siamo stati bravi a guadagnarci un piccolo tesoretto di punti all'inizio del campionato, ma come hai detto tu è una stagione lunghissima e questo ci permette di guardare questa sconfitta più dal punto di vista tecnico che dal punto di vista della classifica, e questo è assolutamente un merito delle ragazze e un merito della squadra. Quindi è un passo falso che abbiamo fatto, di cui dobbiamo prendere atto e da qui ripartire per il resto del campionato. Coach Bruno Napolitano, 3-0 del Volley Soverato, terza vittoria consecutiva in 7 giorni, al termine di una settimana che è stato un tour de force praticamente, con in mezzo alla trasferta di Montecchio, una squadra che continua a fare progressi sotto il profilo tecnico, sotto il profilo del gioco. È ancora presto perché siamo alla sesta giornata, però possiamo dire che questa è una squadra che gradualmente sta crescendo. Come sempre, ogni tanto mi prendo anche io qualche merito, visto che sono 3 anni che si verifica, quindi bisognerebbe avere un pochettino più fiducia delle persone e del lavoro che viene fatto, perché poi alla fine credo che sia davanti agli occhi di tutti, no? Il lavoro che innanzitutto il mio staff, poi io facciamo quotidianamente. Voglio fare 3 considerazioni, se mi permettete. La prima, comunque faccio i complimenti a Marignano perché l'assenza di Saguatti è un'assenza pesante. A pallavolo non si inventa nulla. Noi abbiamo giocato le prime 3 partite senza l'opposto e sappiamo cosa significa. Quindi comunque complimenti a Marignano che si è giocato la sua partita e che sa lavorare nelle situazioni, per cui uscirà fuori da questa situazione che sicuramente è un po' ad handicap, visto le prestazioni di Saguatti nelle ultime 4 partite. La seconda considerazione, abbiamo fatto 82 ore di pullman in 21 giorni. 82. Treno e pullman. Credo che sia comunque qualcosa da tenere in considerazione per qualunque squadra. Qualunque. Non è un alibi. Avevo molta paura che se la partita si fosse protratta nel tempo questa cosa potesse incidere. Siamo tornati giovedì a mezzogiorno e mezzo, dopo 14 ore di pullman, le ultime 14 ore degli 82. Bravissime le ragazze a stare in campo con la determinazione giusta per chiuderla nel minor tempo possibile, perché il fattore tempo, loro venivano dal turno di riposo, poteva diventare determinante. La terza cosa, questo gruppo è un gruppo, come tutti i gruppi, che ha delle sue caratteristiche, no? Un po' diverso da quello dell'anno scorso, diverso da quello di 2 anni fa, se vogliamo fare un paragone con la mia esperienza a Soverato. Bisogna avere come al solito pazienza,
bisogna avere pazienza, bisogna avere fiducia nel lavoro innanzitutto che queste ragazze fanno quotidianamente. Oggi credo che abbiamo fatto una prestazione molto buona, che ha dato seguito alla partita di Montecchio, perché è vero che siamo andati a vincere a Montecchio, ma mai vincere scontato, anche contro l'ultima classifica, soprattutto fuori casa. Abbiamo giocato benissimo e oggi abbiamo avuto quella continuità che ci serviva, che ci serve soprattutto per acquisire fiducia nei propri mezzi. Però vorrei che ci fosse da parte di tutti la fiducia nei nostri mezzi e soprattutto la pazienza per quelli che sono dei risultati che si ottengono col lavoro. Non ci sono altri strumenti, quindi vorrei un po' da parte di tutti quanti pazienza. Per quanto riguarda l'aspetto più propriamente tecnico, dicevamo in telecronaca, rispetto alle precedenti due partite casalinghe abbiamo visto una squadra anche in attacco molto più continua, con molto più ritmo. Questa è stata l'impressione che abbiamo avuto dalla tribuna. Io oggi sul giornale avevo dichiarato che ovviamente avere Shields è un valore aggiunto, è l'assenza di un opposto, senza nulla togliere a quella che è stata la prestazione di Bianchini nelle prime due partite, e metterei dentro anche quella di Ravenna, perché è vero che Shields a Ravenna ha giocato, ma era arrivata sabato, siamo partiti venerdì, aveva ancora il fuso orario nelle gambe, nella testa. Questo è un livello a cui non si può permettere di regalare un opposto di questo livello. Per cui è chiaro che tutta la squadra ne risente. Troviamo una soluzione, siamo stati bravissimi ad andare a vincere a Martignacco, senza l'opposto. Però la domanda tua è una domanda pertinente, ma che è sotto l'occhio di tutti. È chiaro che anche alla luce della prestazione che ha fatto Shields, tutta la squadra beneficia di questo innesto. È un punto di riferimento per tutti, soprattutto per Laura Bortoli. Laura Bortoli non era diventato un caprone. Laura Bortoli ha cercato di sopperire a quella che era una mancanza e non era semplice, eppure siamo andati comunque a vincere a Martignacco. Non voglio essere polemico, assolutamente, però bisogna comunque avere quella che è la percezione delle situazioni, perché altrimenti, come dicevo prima, il lavoro viene in qualche modo distorto. Non è così. Io sono contentissimo del gruppo che ho, sono contentissimo delle prestazioni di Chiara Bianchini, di Salimbeni, di tutte quelle che di Sara Cipriani. Adesso non voglio dimenticare nessuno, ma è un gruppo che comunque è chiaro che ha risentito dell'assenza di quello che era il riferimento principale, cioè dell'opposto. Quindi credo che sia una domanda pertinente che abbia una risposta logica.